Monsignor Sergio Pagano è il prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, che è un'istituzione che compie in questo 2012 400 anni. Come pensate di ricordare questo centenario? Abbiamo pensato di ricordarlo con una mostra che è già in atto, inaugurata il 29 febbraio ai Musei Capitolini, dove sono esposti un centinaio di documenti fra i nostri più preziosi, ad un vasto pubblico facilmente raggiungibile al centro di Roma, e con un convegno storico archivistico che celebreremo il 17-18 aprile qui in Vaticano. Senta, quattro secoli sembrano tanti, eppure altri archivi statali sono più antichi di questo, e più antico del 1612 è anche lo stato del Papa. Come mai un archivio centrale della Chiesa nacque così tardi? Anche l'archivio del Papa è forse il più antico di tutti, perché i papi al Laterano avevano un nucleo di archivio già dal IV secolo. Il nostro è l'archivio segreto vaticano, voluto da Paolo V all'inizio del 1612 come archivio centrale, come ha ricordato lei, anche se l'esigenza di accentrare nel Palazzo Apostolico diversi archivi dislocati in Roma era già stata avvertita addirittura dal tempo di Sisto V, Clemente VIII, però solo Paolo V ha avuto la forza di realizzarla, e perciò che sono quattro secoli dal moderno archivio segreto vaticano. Invece l'archivio pontificio di secoli ne ha quasi 18. Ma è dislocato in tante sedi, sì. L'archivio segreto è un'istituzione che funziona in maniera magnifica, e lo dico da utente affezionato e grato. Qual è il ruolo che svolge ancora oggi all'interno della città del Vaticano? È un po' il custode delle memorie dei pontefici, della Santa Sede, della diplomazia pontificia nel mondo, cioè di tutte le carte che sono necessarie per governare la Chiesa da Roma, insomma dalla Curia Romana. E questo è un ruolo amministrativo nel senso tecnico, cioè di servizio al Papa e alla sua curia per quanto riguarda i precedenti storici, lo studio delle questioni, la celebrazione di sinodi, congressi, consultazione di eventi storici, eccetera. Poi naturalmente assume un ruolo culturale, perché i papi ammettono ormai dal 1881 tutti gli studiosi del mondo alla consultazione di queste carte, quindi il suo ruolo diventa eminentemente culturale. Sì, perché diciamo, l'impressione che si ha è che avete la fortuna di essere finanziati e di godere di maggiori attenzioni di quanto invece non riescano a godere simili istituzioni in Italia. Negli ultimi tempi direi di sì, ho visto declinare l'attenzione, se posso dirlo, di diversi governi, pensi addirittura alla Germania, che ha sempre avuto un'attenzione molto forte agli archivi e alla biblioteca, patria del positivismo storico. Pure in questi decenni ultimi qualche flessione si è notata anche lì. In Italia pure, come lei riscontra, c'è una diminuzione di finanziamenti, di attenzione, direi anche di valorizzazione di un patrimonio ingentissimo come quello degli archivi di Stato. Noi finora non abbiamo sofferto di questo fenomeno, perché tutti i pontefici, la segreteria di Stato, i superiori sanno bene quale patrimonio si conservi qui e fanno ogni sforzo perché noi si abbia gli aiuti necessari. Certo, qui all'archivio segreto Vaticano e anche per la Biblioteca Vaticana. E anche per la Biblioteca Vaticana. Una politica illuminata. Illuminata, sì. E siamo tutti molto lieti, ecco, di poter frequentare questi ambienti e di scoprire questi tesori. Sì, me lo dicono in tanti, la ringrazio. Grazie.